Buongiorno a tutti, bentornati in Sardegna. Ormai l'estate si avvicina, il mare piano piano permetterà degli spazi di tempo tranquilli, con condizioni molto miti, molto tranquille. Molti appassionati hanno preparato già il motorino d'acqua per le uscite al largo, chi c'ha il GPS, lunghi spostamenti lontani dalla costa, ma comunque anche chi entra da terrapine in estate comunque riesce a gestire degli spazi importanti, viste le condizioni del mare caldo, tranquillo, eccetera. Quindi si ha bisogno necessariamente di una boa che non sia il solito palloncino invernale, giusto per dire che ce l'hai. In estate la sicurezza è fondamentale. A breve le coste si riempiranno di natanti di tutti i tipi, persone che sanno e che non sanno guidare le imbarcazioni, quindi corriamo dei grossi rischi. È d'obbligo un dispositivo di sicurezza che segnali la nostra posizione. Adesso approfitterò di questa occasione per farvi vedere cosa mi è appena arrivato dalla Sea Hook. Allora, questa è una specie di plancetta con caratteristiche superiori. Prima cosa importante da considerare è che lo scafo, essendo praticamente vuoto dentro, è molto galleggiante. Ha una struttura molto idrodinamica, quindi cammina e scivola in acqua facilmente e permette, in condizioni di necessità, di sdraiarsi sopra e di stare comodamente a galla tenendo solo le gambe. Quindi lo si può usare per gli spostamenti poggiandosi sopra e utilizzando le gambe, o in caso di necessità, di leggero malore, di crampo, di qualsiasi problema. A differenza di una classica boa, uno si può praticamente sdraiare sopra e stare tranquillo in attesa di soccorsi. Naturalmente si spera che non succeda mai. Una caratteristica importante è questo vano interno, che permette in pochi secondi, anche con i guanti, di aprire e di accedere a un vano molto grande. A che cosa serve? A metterci di tutto. Uno prende un pesce, lo prende e ce lo butta dentro, ne prende tre, li prende e ce li butta dentro. Qui ci stanno chili e chili di pesci protetti che non fanno attrito perché non sono appesi sotto nella parte inferiore, negli spostamenti. Naturalmente uno dentro ci può mettere una videocamera di riserva, ci può mettere una bottiglia di integratori, di roba da mangiare, una maschera di ricambio, un piccolo raffio telescopico, ci sta praticamente tutto. Chi ha la possibilità di andare a largo, perché magari utilizza il classico motorino, troverà in un prodotto del genere sicuramente un grande alleato. Oppure uno che praticamente man mano che si allontana da terra si toglie un piombo, sgancio rapido, non sa dove metterlo, se lo appendi sotto un pallone fa un attrito enorme. Quindi cosa succede? Lo si può buttare dentro il piombo e praticamente lo scafo nella parte inferiore rimane pulito, quindi scivolerà in acqua e garantirà praticamente una scorrevolezza impareggiabile in acqua. Quindi questo vano interno è una cosa molto interessante che ben pochi hanno. Naturalmente si può portare come uno zaino, uno al momento di andare a pesca praticamente se lo mette come un comune zaino, e praticamente avendo le mani libere uno può praticamente tranquillamente camminare e avere libere le mani anche per mantenersi in un terreno accidentato. Ecco, nella parte posteriore uno chiaramente ci può infilare le pinne, in questa zona qua ci infila le pinne lunghe, rimangono perfette, poi si sfilano all'ultimo momento, e dentro uno volendo ci può mettere la maschera, ci può mettere il boccaglio, ci può mettere il pugnale, ci può mettere la torcia, qualsiasi cosa. Poi al momento che arriva al mare uno si veste e tira fuori la roba, e quindi tutte queste componenti dell'attrezzatura sono anche facili da trasportare messi qua dentro. Secondo me all'interno si potrebbe mettere un qualcosa tipo un asciugamano o una rete sintetica, un qualche cosa in modo tale che tenga fermi gli oggetti, anche un asciugamano vecchio, in modo tale che uno, che ne so, ci mette un piombo, ci mette un qualche cosa e non rimane sballottandolo magari dal leggero moto ondoso, rimangono più ferme le cose internamente. Però per metterci specialmente, oppure che ne so, uno in acqua si vuole togliere la zavorra perché non si sente bene, si vuole togliere completamente la zavorra, dove la mette? Qua dentro. Uno si toglie la zavorra e ce la butta qua dentro, il corpo è libero, leggero, può stare tranquillamente a galla, rilassarsi in caso di magari di
di crampo, magari di un piccolo malessere, è una zavorra che è proprio completa, che non si sa dove poterla mettere in una classica boettina, messa qua internamente chiusa, permette comunque magari il rientro a terra con la massima galleggiabilità, in sicurezza e senza fatica nel doverla trainare se la si appende in chissà quale altro tipo di boa. Naturalmente c'è la bandiera componibile che viene conservata all'interno. Quando si arriva nei pressi della riva, in pochi secondi si filetta qua e c'ha un'ottima visibilità. È possibile personalizzare in ogni modo, aggiungendo dei tiranti elastici, incrociandoli, facendo una sorta di rete. Si può mettere con moschettoni, si può fare di tutto. Uno per esempio ha un fucilino, lo potrebbe mettere anche nella parte superiore, alzando gli elastici e infilandolo sotto. Se ne potrebbero mettere due incrociati, si potrebbero mettere i lati. Questa maniglia può fungere da avvolgisagola, praticamente qui, e poi viene bloccata con un moschettone, quindi è una cosa molto interessante, anche utile da mantenere qua. E quindi niente, è un prodotto particolare, non adatto a tutti chiaramente, non tutti hanno bisogno di un prodotto del genere. Un principiante che entra in acqua una volta al mese per stare vicino alla riva non ha bisogno di questo, di un prodotto simile. Però uno che ha veramente la passione, che quando entra in mare magari si porta il classico fucile di ricambio, due fucili di ricambio, magari la lattinetta dell'acqua scooter dove c'è il carburante di riserva, magari la bottiglietta dell'integratore, ecco, uno che veramente deve fare in acqua 2, 3, 4, 5 ore in acqua ha bisogno o potrebbe avere bisogno comunque di un prodotto del genere. Il suo punto forte è comunque questa struttura vuota internamente. In questo tappo qui si potrebbe addirittura fissare il braccio per tenere il GPS, quindi quando tu ti avvicini lo trovi sempre di fronte alla faccia, facilmente manovrabile, perché risulterebbe in questa zona qua, quindi molto molto comodo fissare per esempio il GPS in questa zona qua. Oppure uno che non usa il GPS, che lo vuole usare come contenitore, potrebbe fare un piccolo buco, mettergli un piccolo sagolino da legare al lato, perché in mare, aprendolo, dovesse capitare magari che cada in acqua, non lo si perde, rimane comunque appeso. È un qualche cosa in più che riguarda la sicurezza. Tanto un piccolo sagolino messo al centro non disturba né l'apertura o la chiusura della zona qua. Ecco. Ok, a breve lo proverò in mare, in una giornata di mare tranquillo, quando dovrò uscire fuori, dovrò allargarmi e dovrò stare in sicurezza lontano dalla costa, e vediamo come va. Grazie per la visione, ci sentiamo presto.